Baraccopoli di Ciappe Bianche, questione caporalato. Quali le soluzioni dell'emergenza di questi giorni a Paternò, al centro di un doppio incontro in prefettura? Ha parlato quest'oggi il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, incontrando i giornalisti. Abbiamo fatto un comitato di sicurezza pubblica perché gli episodi che si sono verificati a Paternò si sono verificati nel centro cittadino, quindi evidentemente necessitano di una valutazione e di una intensificazione dei controlli che già sono iniziati e che evidentemente proseguiranno. E questo è l'aspetto che attiene alla situazione della sicurezza. Per quanto riguarda invece il secondo tavolo, è chiaro che è la rete sostanzialmente sociale e istituzionale che ci deve consentire evidentemente di valutare la situazione e sulla base di quello che è anche il piano nazionale dell'anticaporalato, questa attività di prevenzione di questi insediamenti abusivi diciamo, per la ricerca di manodopera agricola che necessita un coinvolgimento di tutta la rete sociale per individuare delle soluzioni che chiaramente eliminano le situazioni di disagio, di degrado e che diano una sistemazione adeguata. Ancora l'altro ieri è stato emanato un decreto legge che prevede la nomina proprio di un commissario straordinario per l'eliminazione degli insediamenti. Quindi noi dobbiamo lavorare per creare queste condizioni, cercando anche di individuare soluzioni che sono, diciamo, emergenziali rispetto a quella che è la situazione attuale e una programmazione. Quali le soluzioni per eliminare la baraccopoli di Ciappe Bianche? Chiaramente, diciamo, si elimina una situazione di degrado. Evidentemente, diciamo, la realtà dei centri dove c'è un'attività agricola, dove si richiede una manodopera, comporta la presenza di questi migranti, ma diciamo, questo farà parte di un accordo che intendo stipulare coinvolgendo le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e chiaramente tutta la rete sociale perché evidentemente c'è anche un ruolo importante dei datori di lavoro. Sullo sgombero della baraccopoli, come procedere? La valutazione è chiaramente quando si fa. Bisogna individuare delle soluzioni alternative, onde evitare che si ripresentino. Quindi il tavolo di caporalato oggi anticaporalato ha questo obiettivo. Insomma, è qui tutta la componente, diciamo, della società civile. Insieme cercheremo di trovare delle Una delle questioni maggiormente sentite è quella degli affitti. soluzioni. Su questo abbiamo richiamato l'attenzione dell'amministrazione, ci sono attività di controllo in corso, sono tante sfaccettature di fenomeni che chiaramente vanno tutti attenzionati. In questo scenario, quale sarà la parte dei datori di lavoro? Questo farà parte di quella, diciamo, coinvolgimento delle associazioni di categoria oggi presenti per questa attività nei confronti dei datori di lavoro. Questo è l'obiettivo sostanzialmente, ma è un obiettivo chiaramente che diciamo, di lunga programmazione, cioè dobbiamo mettere in campo tutto quello che è necessario. Poi abbiamo gli obiettivi più immediati che sono il controllo del territorio e la soluzione alternativa.